tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Si è svolta questa mattina in Piazza Duomo a Voghera una raccolta firme voluta da Partito Democratico, Lista Civica Ghezzi ed Italia del Rispetto in merito alla probabile chiusura della clinica Santa Maria delle Grazie. Io lavoro in questa struttura da circa 15 anni, mi occupo di diagnostica vascolare non invasiva e di flebologia chirurgica. Il significato della manifestazione è una presa di coscienza civica per il servizio che si perde nell'ambito dell'attuazione della spending review. La struttura, in base al decreto Balduzzi, non ha un requisito minimo di posti letto per poter continuare l'attività e quindi il decreto stesso ne decreta la chiusura. Ciò ha comportato per la precedente proprietà la necessità di vendere l'attività ad una proprietà che ha acquisito il numero di posti letto nei propri e quindi ha raggiunto la numericità sufficiente. La città che servizi perderebbe quindi? Perderebbe un servizio di chirurgia vascolare flebologica, di ortopedia, con interventi anche di protesica maggiore, di chirurgia generale, oltre a tutta una serie di ambulatori in cui si propongono diagnostiche di imaging, l'ambulatorio chirurgico e che più ne più ne metta. Nel momento in cui è il decreto a stabilirne la chiusura, che cosa si può fare, che cosa chiedete voi? Allora, si chiede che possa essere salvaguardata almeno un'attività di prestazione ambulatoriale che l'utenza verrebbe a perdere, per la quale esiste una, diciamo così, un livello di saturazione nelle altre strutture pubbliche convenzionate e non che attualmente si appoggiavano anche a noi. Naturalmente c'è anche un discorso occupazionale, no? E poi c'è il discorso occupazionale, perché i 20 dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato saranno costretti a trasferirsi in altre sedi con problemi di logistica importante, mentre per gli altri 26 che operano con un contratto di libera professione l'evoluzione e l'estinzione del contratto stesso. In questi due anni, diciamo, di esperienza politica come Movimento Italia del Rispetto, devo dire che questa petizione ha raggiunto il top. Nel senso che nell'arco di neanche due ore abbiamo raggiunto quasi 250 firme, quindi una risposta quasi che incredibile, non ce l'aspettavamo. I dipendenti invece della clinica sono presenti qua anche loro per far sentire la loro voce, è una piccola manifestazione non invasiva, non rumorosa, però sono qui presenti, giusto? Certo, i dipendenti, sia i dipendenti sia l'apparato medico sono presenti in un modo silente, ma giusto per dare la condivisione e l'appoggio al problema. Questa è la dimostrazione che la raccolta firme quindi serve. Questo è il mio obiettivo. Io credo che la raccolta firme sia l'espressione per poter esprimere il disagio e un problema e portarlo all'amministrazione o chi per esso. La raccolta firme proseguirà sempre in Piazza Duomo anche domani, sabato 21 novembre, dalle 15 alle 17.